Siamo pronti anche oggi per il nostro consueto appuntamento con Fermenti, dove in collegamento abbiamo la signora Eliana Quintavalle, che saluto. Buonasera. Buonasera. Oggi l'argomento che vuole affrontare riguarda un po' quello che è successo nel caso di Torre Maura, in particolar modo l'utilizzo della lingua di Simone, ragazzo che non ha praticamente taciuto davanti ai manifestanti e anche a Casa Pound, a Forza Nuova. Entriamo nel merito di questa vicenda. Bene, allora prendo il via per parlare un po' della lingua, fare qualche riflessione dall'episodio di questo ragazzo, Simone, che è intervenuto per dissentire da quanto stavano dicendo esponenti di Casa Pound e Forza Nuova, e che ha suscitato tanta ammirazione in chi ancora vede speranze per un futuro. Però c'è stata anche una punta di criticità nei confronti del suo uso della lingua, e mi riferisco alla Stancanelli, che in un suo post su Twitter ha scritto testualmente: sapere che a 15 anni i ragazzini non sanno mettere due parole in fila, anche quando pensano cose giuste, mi addolora per loro, perché il massimo a cui potranno aspirare è diventare virali per un quarto d'ora. Ovviamente a queste critiche ci sono state controcritiche, nel senso che è stato detto attenzione a mettersi sul piedistallo, l'hanno accusata di avere la stocchia. Qui lei ha risposto che quel ragazzo verrà schiacciato dal mondo se non trova parole vere, comprensibili, fuori dal suo quartiere. Ora, io posso per alcuni versi condividere le parole della Stancanelli, e lo faccio nella misura in cui è verissimo che l'uso della lingua impronta di sé la personalità di chi parla. È anche vero però che la lingua può essere conosciuta e usata nei suoi termini dialettali o volgari o umili anche da intellettuali che la utilizzano quando conviene. Immediatamente viene da pensare a Pasolini, non romano, e al suo romanesco, ma ci possono essere tutta una serie di esempi. Certo. Certamente questo non è il caso di Simone. Però se Simone avesse parlato un italiano forbito, scolastico o alle altezze di chi è più acculturato, avrebbe avuto lo stesso risultato, oppure si sarebbe messo da subito fuori gioco? Lui ci ha tenuto a sottolineare che è di Torre Maura, e Torre Maura, per quanto uno possa venire da una famiglia acculturata, e sembra che Simone venga da una famiglia acculturata, se frequenti la borgata devi parlare come parlano gli altri, pena l'emarginazione. Lui comunque ha argomentato, ha usato anche parole inusuali sia per la sua età che per il quartiere, e ha affrontato con il suo disaccordo un capo politico senza avere paura. Certo, il flusso delle sue parole non era quello di un oratore, ma era quello di un quindicenne che vive la sua storia nella sua periferia e riesce a vederne pregi e difetti criticamente, e non è poco. La lingua è il veicolo primo della comunicazione ed è un organismo vivo che si sviluppa e si modifica con noi, con l'uomo, col tempo, con l'uso, e ha necessità di regole, di grammatica, di sintassi, però non può essere sclerotizzata in un insieme di modelli che sono fissati nel tempo una volta per tutte, come succede oggi per esempio per il latino e per il greco. Però anche a queste lingue si va ad attingere quando c'è un'innovazione tecnico-scientifica e abbiamo necessità di una nuova parola. La nostra lingua è il latino trasformato, che è modificato poi dall'innesto di termini derivanti da altre lingue. È una lingua che è un minestrone linguistico che continua a cambiare e a rinnovarsi con il tempo e con l'uso. Però non sì. Per questo. Ma infatti lei ha riferito il grande Pasolini, io vorrei citare Don Lorenzo Milani, che diceva: le lingue le creano i poveri, i ricchi le cristallizzano per sfottere chi non parla come loro, una sua famosa frase. Esattamente. Però dire, anche se la lingua in qualche modo si continua a cambiare e a rinnovare, io non trovo giustificabile l'uso distratto e approssimativo che se ne sta facendo oggi, perché il degrado linguistico è un aspetto del degrado culturale in cui noi stiamo precipitando, dato che da qualche anno a questa parte l'uso distorto dei tempi verbali, la difficoltà nelle accentazioni, i mancati accordi tra soggetto e verbo, tra aggettivi e sostantivi, sono diventati non solo accettati, ma talvolta sono anche inibiti, come se parlare un italiano corretto fosse ormai diventata espressione di una cassa di intellettuali da rifiutare nel suo complesso.
Oggi abbiamo l'uso di social che semplifica, se si può chiamare semplificazione, la comunicazione. E le parole, oltre ad essere abbreviate, contratte per velocizzare, perdono o mutano il loro senso originario. La nostra, che è una lingua ricca di storia, di grandi oratori, di poeti, di scrittori, è piena di, anche di sfumature delicate, pregnanti. Le parole sono, dovrebbero essere il nostro veicolo di comunicazione primario, quelle che mostrano al nostro interlocutore chi siamo e cosa pensiamo. Ma come diceva Moretti, credo che sia il film Bianca, chi parla male pensa male. Perché il flusso di pensieri viene liberato dalle parole. Se le parole per esprimerci diventano poche e sempre le stesse, significa che il nostro pensiero è povero e sclerotizzato. Non è più in grado di spaziare, di immaginare o di progettare, perché mancano le parole per dirlo. A Simone le parole non sono mancate, perché ha dimostrato, anche se ha avuto un uso molto dialettale, ha dimostrato di avere un pensiero. E quello è già molto importante. E quello è molto importante. È molto importante, molto importante. E io invece di preoccuparmi se Simone sarà meno schiacciato perché non parla un italiano perfetto, mi preoccuperei di più di avere al governo persone che non conoscono i congiuntivi, la storia del proprio paese, la geografia del mondo che credita la scienza. È vero. Grazie per questa analisi che è venuta fuori sul linguaggio che spesso appunto viene usato anche dai giovanissimi. Ringraziamo Eliana Quintavalle e soprattutto Fermenti per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci.